Franco Di Ventura, il segretario della FLAI CGIL di Teramo, che ha organizzato questa iniziativa qui a Giulianova, dal titolo Che pesci prende? Ma in realtà il titolo è accattivante, ma quali problematiche ci sono, soprattutto per i pescatori, alle quali voi pensate di dare una risposta? Sì, le problematiche sono molteplici ovviamente, è un mondo molto molto in difficoltà, non solo qui a Giulianova ma in tutte le marinerie italiane, e la FLAI CGIL nazionale sta organizzando non solo qui a Giulianova ma in tutti i porti italiani, nella gran parte iniziative per parlare soprattutto con i pescatori, i marinai, delle problematiche relative agli ammortizzatori sociali, al lavoro usurante, malattie professionali e altri argomenti specifici. Inoltre a livello nazionale c'è una piattaforma unitaria che sarà presentata credo la prossima settimana per affrontare a livello nazionale anche oltre a questi problemi anche problemi più generali. Ci sono le possibilità per risolvere o quantomeno attenuarle queste problematiche? Beh, le nostre iniziative sono tese appunto a provare ad attenuare queste grosse problematiche. Chiaramente noi ci proviamo quotidianamente, poi chiaramente bisognerà fare ogni giorno uno sforzo sempre di più. Antonella De Marco invece è dello stesso settore ma anche a livello nazionale, vero? Sì, buongiorno. Allora, parliamo un po' invece degli ammortizzatori sociali. Ci sono per questa categoria? Allora, non ci sono ammortizzatori sociali in questo settore. Non ci sono ammortizzatori sociali strutturati. Fino al 2016 avevamo una cassa integrazione in deroga. Nel 2017 la cassa integrazione in deroga è stata sostituita da una indennità non meglio specificata, omnicomprensiva, di 30 euro al giorno per i periodi di fermo biologico, solo ed esclusivamente per quelli. Ricordiamo che questo è un settore dove se un marinaio non può lavorare perché è malato, viene sbarcato, che equivale ad essere licenziato, ed è l'unico settore in Italia dove esiste una situazione del genere. Potete rimediare? Noi speriamo, la nostra Che pesci prendere nasce proprio da questa esigenza. È una campagna nazionale che è partita a novembre da Chioggia e che ha toccato tutte le marinerie d'Italia, e noi nella nostra piattaforma, diciamo, di Che pesci prendere, tra i primi punti abbiamo proprio inserito gli ammortizzatori sociali strutturati. E come dire, il prossimo governo, speriamo nel più breve tempo possibile, insomma, che si insedierà, vedrà la nostra presenza e la nostra richiesta di creare, diciamo, delle condizioni dignitose di lavoro per questo settore.